L'Aquila ha il suo primo locale diffuso. Da un'idea di Marco Carosone e Giuseppe Cipollone è stato inaugurato il locale I Due Magi in Via del Suffragio con lo sguardo rivolto a Piazza Duomo e alla bellissima Chiesa delle Anime Sante. Caffetteria, cocktail bar, un ristorante con la chef Cristina Nicola e anche alcune stanze per i turisti. L'obiettivo è ricreare un po' il clima che si respirava all'Aquila prima del terremoto, con la notte aquilana fatta di tanti piccoli locali e piena di vita. Il legno era la cosa più legata a un vicolo così storico, vicino a una chiesa così importante che presto sarà inaugurata e tornerà molto bella. Noi siamo già entrati per vedere com'era. E quindi abbiamo deciso di fare un locale particolare, fatto di legno, proprio per una cosa storica e culturale dell'Aquila, insomma. Che fosse aderente alla tradizione. Marco Carosone non è nuovo nell'aprire locali, possiamo definirlo così, è un imprenditore di lunga fama, oltre che essere un esperto musicale, si occupa di service audio-video, ma soprattutto è un imprenditore vero. Qual è la differenza nell'aver aperto un locale dopo un po' di anni, diciamo, che non calcavi questo tipo di scena, ormai è 10 anni dal terremoto? Che cosa significa per Marco Carosone imprenditore questo locale? Allora, questo locale significa, diciamo, tornare proprio nel centro storico. Io pensavo sempre di tornare in piazza dopo il terremoto, ritrovare l'atmosfera di un vicoletto, ricreare un aperitivo sul vicoletto, una colazione, un pranzetto su Piazza Duomo, cose che da città normali, io giro tantissimo in Europa, in Italia, tutti hanno il centro storico, il vicolettino, dove mangiare una cosetta su una piazza importante, sul Duomo e quant'altro, e questo vedevo che proprio mancava. E quindi da un paio d'anni abbiamo cominciato a prendere questa idea del vicolo, abbiamo trovato questo vicolo che è molto bello, poi è pedonale, per mettere i tavolini fuori, per creare un po' l'atmosfera, quella che si respirava prima del terremoto, che l'aquilano è sempre stato attratto dal vicolo, oppure dal turista che potrà sedersi e prendersi un drink su Piazza Duomo e ammirare la chiesa nuova delle Anime Sante, che sarà riconsegnata bellissima verso fine luglio, inizio agosto, dove forse verranno anche dei personaggi importanti francesi che hanno contribuito alla realizzazione di questa chiesa. Quindi sicuramente per Marco Carosone qui c'è anche tanto sentimento, tanta passione, tanto legame con la terra. Dal punto di vista dell'imprenditoria, con questa attività sicuramente si dà anche fiducia alla regione, oltre che a se stessi, perché diciamolo, la fiducia è soprattutto nei confronti di se stessi, perché alla fine dei conti la responsabilità è sempre propria dell'imprenditore. Però voi, il nome nostro è I Due Magi, che poi casomai, insomma, nel nostro privato siamo I Due Matti, fondamentalmente, perché è un progetto molto complesso che abbiamo, ti ripeto, abbiamo cominciato 2 anni e mezzo fa con un sacco di pro e contro, poi alla fine siamo andati avanti destardendoci, anche perché qua andiamo incontro a obblighi strutturali, difficoltà con i sottoservizi, le utenze e quant'altro, ma alla fine avevamo messo come obiettivo maggio-giugno 2018, dopo in 2 anni, quindi siamo contenti, siamo arrivati perfettamente anche per la festa del patrono di San Massimo con il nostro grandissimo Don Daniele, che ha creduto in noi e ci ha spinto tantissimo a inaugurare proprio in questi giorni, e lui è infatti molto contento e si considera lui il terzo maggio, quindi noi siamo I Due Magi e i Re Magi ci completiamo con Don Daniele. Che offerta ci sarà in questi locali? Perché questo si tratta di un locale diffuso, così l'avete chiamato, perché? È un locale diffuso perché nel vicolo sono presenti varie vetrate dove tu puoi entrare, dove c'era una brasserie, una rummeria, una vineria, una caffetteria, delle camere, una cucina particolarissima a vista dove puoi mangiare direttamente a contatto con la cuoca, o puoi mangiare dentro la brasserie o fare un aperitivo in questi locali così storici. Certo, adesso sono ancora un po' umidi, cerchiamo di farli rivivere. Si rianimeranno con la gente. Si rianimeranno con la gente, speriamo. Va bene, allora noi gli facciamo tanti auguri a Marco Carosone per questa grande iniziativa, e a chi la dedichiamo? La dedichiamo a tutte le persone che ci vogliono bene, ai miei genitori, a Giuseppe, il mio socio, che è il mio testimone di nozze, io sono il suo testimone di nozze, siamo più che soci, siamo proprio due fratelli noi,
tutte le persone che ci hanno creduto, noi e tutte le persone che hanno lavorato queste settimane con noi stressandole proprio all'inverosimile. E il nostro falegname ha fatto le nottate qui con noi per rendere perfetto tutto, ogni minimo particolare, come potrete vedere se verrete al locale. Felice è il realizzatore materiale degli arredi di questi locali. Qual è stata la difficoltà, la caratteristica di fare questo lavoro? Allora, le difficoltà, noi usiamo solo legno massello, per cui bisogna saperlo lavorare, quindi con tutti i problemi che ci stanno e tutto. Però veniamo da un'esperienza di 30 anni di falegnameria. Io personalmente vengo da una, sono la quinta generazione che lavora il legno, per cui insomma siamo abbastanza, diciamo, ci riusciamo a giostrare bene con queste cose qua. Poi l'aiuto grosso ci è stato dato da mio figlio, che ha praticamente progettato un po' tutti gli ambienti e noi abbiamo fatto la realizzazione. Quindi abbiamo detto tutto legno massello, e ci sono anche delle parti che raffigurano proprio, che sono rimaste originarie, nel senso ci sono i tronchi, porzione di tronchi. Possiamo dire con quale tecnica sono state trattate queste parti per poter rimanere così originarie? Ad esempio siamo accanto ad un tronco. Un tronco di noce, che il tarlo che sta sotto proprio la corteccia ha fatto questa lavorazione qua. Non abbiamo fatto altro che aspettare l'essiccazione del tronco, perché come sapete insomma bisogna tenerli al di fuori dell'umidità per potersi stagionare bene. Li abbiamo trattati con praticamente antitarli ecologici e poi rifiniti con delle vernici all'acqua sempre ecologiche. Tutto qua. Poi il resto delle lavorazioni di falegnameria e alcune parti sono state trattate con resina epossidica per dare più resistenza al legno, e quindi soprattutto le sedute, i tavoli che sono più usurabili. Per concludere, che tipo di emozione trasmette questo tipo di arredamento, questo materiale? Per me, che ci vivo da sempre in mezzo al legno, logicamente è un'emozione che vivo tutti i giorni. Poi logicamente il riscontro della gente a quale piace il nostro lavoro eccetera, è una cosa, diciamo, abbastanza, come si dice? La gente risponde, vedremo qui in questo locale quello che dice. Che cosa hanno detto adesso le prime persone che ha sentito? Allora, tutti ci fanno i complimenti, innanzitutto perché è una cosa molto diversa dal solito, come si trova normalmente, e poi la realizzazione, l'idea, tutto quanto l'ambiente, insomma, è piaciuto in tutti i modi. E siamo con Emanuele Mastrangeli, che è l'architetto di questi locali, i Due Maggi. Qual è stato il concept, l'idea di questo lavoro? Allora, l'idea parte, diciamo, si sono presentati in falegnameria da mio padre Marco e Giuseppe, che avevano l'idea un po' di fare una cosa un po' particolare con il legno, quindi con i tronchi, una cosa un po' rustica e così. Da qua poi è nata un po', vedendo il progetto, vedendo i locali, una cosa, cercavo di fare una cosa un po' più particolare, che fosse un po' nella storia, un po' nella contemporaneità. Quindi da là ogni locale è stato caratterizzato per una, con un, diciamo, un modo di progettazione, quindi abbiamo il primo locale, la cucina, fatto tutto il rivestimento un po' particolare, i secondi poi i tavolini con i cubi e qua l'ultimo con travi, illuminazione. È stato difficoltoso questo lavoro? No, è stato un piacere, cioè bello, bello. Nel corso dell'opera hai dovuto cambiare qualcosa? Pensavi di realizzare qualcosa e poi hai dovuto cambiarlo? Ci sono stati... Qualcosa sì, però è normale, sono piccoli dettagli, piccolezze. Però per il resto è venuto tutto secondo l'idea che era stata pensata all'inizio. Quindi, anche quindi la particolarità di questo locale, come lo possiamo definire architettonicamente questo locale? Secondo me non c'è proprio un modo per definirlo, proprio perché sia un'idea di legno antico, rustico, storico, che richiama alla storia dell'Aquila e della città, sia una cosa di un modo di progettazione contemporaneo, quindi che possa guardare anche al futuro, e quindi ogni cosa è stata guardata su questo. Tutto su maggior parte il legno è stato utilizzato proprio per la falegnameria, era quella l'idea proprio principale, e quella del legno. Un'idea diversa, una proposta che certamente si distingue dalle altre, tantissime le persone che hanno voluto salutare e benedire questa nuova attività dei Due Maggi.
entusiasmo, felicità e emozione, perché vedi costantemente in questa città, pur tra le macerie e il dolore, questa forza, questa energia che molti giovani, che molte persone mettono in campo, mettendosi in gioco, mettendoci la faccia, riescono a farcela. E questo è un vicolo storico della città, e in pieno centro, in Piazza Duomo, dove sono riusciti questi intraprendenti aquilani ad aprire un'attività del tutto innovativa anche rispetto al pre-terremoto. Quindi non solo si riapre, ma si riapre con ingegno e con innovazione, e credo che questo sia un segno bellissimo. Si vede già da questo momento inaugurale, ho fatto gli auguri, le congratulazioni per questi due maggi, come hanno deciso di chiamarlo, un posto molto carino, molto accattivante, ci sono le cose squisite da ogni punto di vista, è ben fatto, con oggetti di artigianato, un legno speciale che manifesta tutta la sua accoglienza. Insomma, davvero auguri a questi intraprendenti aquilani. È un bellissimo locale. Come le sembra? È molto bello, molto chic, e quindi sicuramente una buona attrattiva per questa L'Aquila, questa piazza di L'Aquila, che purtroppo è ancora in questa situazione. È un buon segno del rilancio, della ripartenza. A me è importante perché anch'io sono di prossima apertura e credo nella rinascita dell'Aquila, e sono la mia terza attività anch'io che riapro tra un po', e quindi anzi vi invito tra pochi giorni a venire al mio locale, e questa è veramente una bella realtà, e sono contenta che insomma anche colleghi, anche persone conosco Carosone, quindi che oltre la musica che abbia fatto anche questa esperienza così bella, diciamo, non me l'aspettavo, veramente ottimale. Sono contenta, e io sono aquilana, per cui insomma mi auspico che vada tutto bene per la nostra città. Molto bello, è bel locale, molto belli i vicoli, speriamo che sia continuo per il futuro. Che emozione ha provato quando è arrivato qui, ha trovato tutta questa gente? No, nessuna emozione, perché ci vengo tutti i giorni, quindi ormai è una cosa che vedo tutti i giorni, che va avanti, quindi è una cosa positiva che ti stai tornando come era prima. È una cosa nuova all'Aquila, e Marco è un grande imprenditore. Gradevole, interessante, è ben organizzato, ben pensato, in maniera divertente, articolata, e carino, valorizza il posto e insomma è carino per la città. Perché ci ha lavorato Marco e l'altro ragazzo, ci hanno messo il cuore, l'anima e tutto. Ma da mamma però gli hai dato qualche consiglio? Quando ci sei entrata, che cosa hai visto? Soli per Randonella, fra di loro, noi io no. E adesso che l'hai visto ti sembra che sia fatto tutto ben fatto? Qual è la cosa che ti piace di più? Tutto, non ci sono parole, perché hanno fatto un lavoro bellissimo, sopra pure un bel lavoro, sotto, è una cosa bella. Poi, com'è, la mamma vecchia poi si accontenta pure di quello che fanno, no? Qual è la cosa che ti piace di più, che ti ha dato più soddisfazione? Il legno. Hanno fatto una buona scelta col legno? Sicuramente. E queste salette tutte separate, secondo te sono una buona scelta? Sicuramente sì. E tu che sei un artigiano pure, che maneggi il legno, maneggi i materiali, secondo te hanno fatto una buona installazione, andava fatta così? Sicuramente sì, è stata studiata proprio apposta. Veramente è tutto caratteristico, cominciando dalla parte della cucina fino sotto, il bar, tutto la... come è stato realizzato il legno, tutto, i tavoli, benissimo proprio, e sono stati bravissimi tutti. Tu che in cosa hai contribuito al supporto, come supporto della mamma? Il supporto che collegavo mio marito con mio figlio, perché ma dove sta papà, mi serve questo, mi serve quell'altro. E quindi in questo, perché non è che potevo fare, è mio marito che aiutava, capito? Io collaboravo per altre cose. E quindi una bella festa che si conclude così. Un messaggio di auguri per questi due ragazzi. Sì, tanto, perché hanno fatto tanti sacrifici, e spero che L'Aquila rinasce con questo locale e che gli porta bene.